Grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione a questo simposio. Un ringraziamento particolare al direttore di Campus Academy, il dottor Biagio Amato, che ci ospita generosamente in questa splendida sala, e peraltro in una location così centrale, vicino a quello che è il cuore della città di Avellino. Grazie direttore. Il nostro programma è piuttosto denso. Io darò innanzitutto lettura di alcuni messaggi pervenuti e poi daremo la parola per i saluti innanzitutto al dottor Biagio Amato, direttore di Campus Academy Unipegaso, poi all'architetto Ingrid Pitomaglio, presidente del Club UNESCO di Avellino, all'ingegnere Ugo Marconi, amministratore della MEC di Caserta, al dottor Antonio Carpentieri, consulente dell'UCSI Avellino e segretario provinciale dell'UGL Auto Ferrotrandieri, al dottor Pasquale Lucanacca, presidente del gruppo Facebook Artisti Irpini. E poi ci saranno le relazioni del dottor Angelo Cutolo, cultore di storia locale, che tratterà il tema appunto dedicato a Cesare Luva, intitolato Un pittore napoletano di origine avellinese. E i nostri lavori saranno conclusi dal presidente, professore Stefano Orga, critico d'arte, che illustrerà un profilo critico artistico di Cesare Luva. Mi corre l'obbligo preliminarmente di sottolineare che abbiamo la possibilità, ed è un privilegio, di ammirare una delle splendide opere di Cesare Luva qui, e non capita di rado, quindi siamo contenti e ringraziamo anche chi ci ha dato questa grande possibilità. Allora, sarò velocissimo nella lettura dei messaggi che ci sono pervenuti. Il primo messaggio del dottor Henrik Berg, del Bergen Custom Museum della Norvegia, è indirizzato al professor Stefano Orga. Desidero ringraziarla per il gentile invito, ma per motivi legati alla mia attività di ricerca non posso partecipare al simposio Cesare Luva a 130 anni dalla morte. Indubbiamente questo rilevante evento culturale promosso dal Midao e dal professor Stefano Orga per commemorare la figura del pittore dell'Ottocento Cesare Luva è certamente un'apprezzabile iniziativa di interesse internazionale, essendo l'artista conosciuto dagli addetti ai lavori in tutta Europa. Formulo i miei più sinceri auspici di buon lavoro a tutti i partecipanti al simposio. Ed ancora il dottor Francesco Campitelli, che è celebre storico dell'arte, sempre indirizzato al professor Stefano Orga: con il presente messaggio desidero comunicare a lei e alla sua associazione i più sinceri ringraziamenti per aver voluto un simposio relativo a Cesare Luva a 130 anni dalla morte, realizzando in tal modo un focus riguardante un artista napoletano del XIX secolo ancora poco conosciuto dal grande pubblico, eccezione fatta nella sua città natale Avellino e in Irpinia. Sono lieto che questa sia l'occasione per presentare un'opera di Cesare Luva che è stata in ostensione all'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma del 1883. Si tratta della celebre tempera Ritorno dalla festa al tramonto, appunto del 1883. È un'opera realizzata appositamente per la mostra romana, infatti vi è un'ambientazione quasi pontina, con i resti di un acquedotto romano e con l'acquitrino delle paludi. La particolarità dell'opera è la presenza di due bufali che trainano il carretto con i personaggi che ritornano da una festa religiosa, molto probabilmente dalla nostra Montevergine. Le rendo grazie per il cortese invito, formulando a tutti voi un buon lavoro. E quindi diciamo, è stata anche un'occasione per una prima lettura critica di così. E poi, prima di passare la parola al dottor Biagio Amato, doveroso leggere una nota che ci ha trasmesso il direttore dell'archivio storico, direttore onorario dell'archivio storico del Comune di Avellino, Andrea Massà, che peraltro ha dedicato a questa iniziativa un bellissimo articolo sul Mattino di oggi, quindi lo ringraziamo naturalmente per questo. Simposio su Cesare Luva. L'iniziativa di questa sera, promossa dagli amici del Midao e dagli altri benemeriti organismi, fa onore a quanti, relatori e ospiti, renderanno testimonianza alla memoria di un nostro artista, sin qui poco noto in Avellino, città nella quale era nato nel 1824. Per temporanei motivi di salute mi rincresce di non poter partecipare all'interessante simposio che ripropone il fermento culturale di ieri e di oggi verso il capoluogo. Il rincrescimento è ancora più sentito in quanto un particolare appassionato impegno nei decenni passati
mi consentì di ritrovare l'atto di nascita del nostro pittore, fino al quarantennio fa del tutto sconosciuto alla nostra città. Il certificato di nascita fu di stimolo per una maggiore conoscenza di questo nostro conterraneo, oggi ben quotato nelle gallerie, come affermato dall'esimio critico d'arte professor Stefano Orga. Non avendo competenza alcuna sulla pittura e sull'arte in generale, la mia originaria ricerca si muoveva su di un semplice indirizzo biografico del personaggio, il descrittivo dell'ambiente nel quale l'artista visse e si formò. È di recente la scoperta dell'atto di matrimonio di suo padre, l'ornamentista Mariano Uva di Montefusco, con la giovane Lucia D'Argenio, della Contrada Selve, una località tra le più amene che circonda il capoluogo. Per il ceto sociale al quale apparteneva Lucia D'Argenio è indicata infatti nei documenti ufficiali del tempo con il titolo di donna, titolo che, come è noto, è riservato alle donne della buona borghesia veniese dell'Ottocento. Il matrimonio fu celebrato nel 1822. Cesare Uva deve la sua originaria notorietà alla celebre e mai dimenticata veduta della futura Piazza della Libertà, eseguita negli anni preunitari e che tanta nostalgia ha provocato e provoca nei cuori degli avellinesi. Le poche opere reperite nel mio modesto lavoro di tanti anni fa si sono notevolmente arricchite dai successivi lavori venuti alla luce in questi anni. Credo che nei mesi a venire sarebbe opportuno dedicare al nostro pittore una più tangibile attenzione da parte delle istituzioni, tale da farlo conoscere sempre più come il cantore degli angoli più belli e suggestivi della nostra regione. Non resta che indirizzare agli intervenuti un cordiale saluto e un caldo augurio a creare nuovi momenti di cultura per meglio conoscere la nostra città e la nostra provincia. Avellino, 16 febbraio 2015. Andrea Massaro. Andrea Massaro, consentite un applauso perché lui ha fatto la riscoperta. Allora, diamo adesso la parola al dottor Biagio Amato, ringraziandolo ancora per l'ospitalità. Prego. Grazie a voi di averci reso partecipe di questo importante evento e grazie per essere intervenuti. Campus Academy è da sempre sensibile agli eventi culturali legati al territorio di Avellino e dell'Irpinia. L'esposizione delle opere dell'artista Cesare Uva costituisce una felice occasione di cultura e conferma lo stretto legame della nostra istituzione con la città e la provincia di Avellino. Per questo oggi siamo lieti di ospitare questa mostra, o meglio le opere, l'opera di Cesare Uva, che ha immortalato splendide vedute di Avellino e di Napoli. È impossibile conoscere e apprezzare la cultura di una terra senza prenderne in considerazione le molteplici sfaccettature. La vita culturale di un popolo è sempre caratterizzata dalla vitalità di scrittori, poeti e architetti. Non meno importanti sono però gli artisti che spesso con le loro opere ci restituiscono preziosi frammenti del nostro passato. Cesare Uva con la sua arte è stato testimone brillante e sensibile dell'Irpinia del suo tempo, della quale ci ha consegnato immagini uniche per bellezza e fascino, come quella di Piazza Libertà e del Ponte della Ferriera. Quale sede migliore quindi, se non la nostra, che è appunto al centro tra quelle indicate proprio e rappresentate dal pittore? Noi di Campus Academy che della cultura abbiamo fatto la nostra missione, non possiamo non essere orgogliosi di ospitare un evento del genere che all'interesse storico unisce la bellezza paesaggistica delle opere di Cesare Uva. È proprio nella cultura, intesa come conoscenza ma anche bellezza nel caso nostro dell'artista e nel caso artistica e paesaggistica, e nella sua tutela e valorizzazione che risiede la nostra identità che caratterizza il nostro modo di essere. Lo sviluppo culturale è un prerequisito fondamentale per la crescita di un territorio, specie per uno come il nostro, che è allo stesso tempo tanto ricco di risorse quanto dimentico delle sue potenzialità. L'evento di questa sera vuole essere un contributo per questo sviluppo, per una valorizzazione a 360 gradi della cultura irpina. Perché la cultura è conoscenza, scienza, filosofia, creatività e competenza, ma anche patrimonio storico e artistico. E valorizzare e tutelare la cultura significa innanzitutto promuovere lo sviluppo sociale e civile.
Campus Academy sostiene dunque la cultura come strumento indispensabile per l'elaborazione di una strategia efficace che possa restituire ai cittadini e soprattutto alle giovani generazioni la speranza di un futuro migliore. E quindi questa è un'occasione propizia per riscoprire e approfondire il legame con la nostra terra, un legame non nostalgico ma consapevole ed operoso, fondato sulla conoscenza del nostro passato, ma soprattutto proteso alla costruzione dell'avvenire. Noi siamo orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione e realmente questa manifestazione voglio un po' rappresentare quella che è la nostra missione, la nostra attività. Noi facciamo un'attività che c'entra poco probabilmente con la cultura, con la pittura, scusatemi, ma fa parte di quello che è il tessuto sociale e cerchiamo di dare diffusione e promozione delle attività culturali. Quindi ben vengano queste e successive iniziative dove noi renderemo sempre la nostra disponibilità affinché si possa appunto favorire in questo territorio incontri che tendano a valorizzare quelli che sono i patrimoni di questo territorio e degli artisti che, confesso, io non conoscevo l'artista Cesare Uva ed è un modo anche per noi di poterci arricchire e di poter trasmettere poi ai nostri studenti la bellezza e il patrimonio di quello che è il territorio e di valorizzarne appunto il talento che risiede in ognuno di loro. Vi ringrazio nuovamente di cuore per essere intervenuti e per averci reso partecipe di questa brillante manifestazione. Vi invito sin da subito l'impegno per una futura disponibilità e in tal caso magari di farvi trovare uno spazio già attrezzato per gli interventi di voi tutti. Quindi cosa posso fare se non ringraziarvi e augurarvi a tutti di godervi una buona serata e godervi questo simposio che possa essere quanto più interessante possibile per tutti quanti voi. Grazie ancora. Allora, grazie al direttore dottor Amato per questa analisi così lucida anche diciamo, in termini proprio di prospettiva e noi auspichiamo che ci possa essere un rapporto di collaborazione sinergico con Campus Academy e mi piace che questa iniziativa si sia tenuta proprio qui che è stato diciamo, forse il cuore, la parte più toccata dal terremoto dell'80 via Generale Cascino e in qualche modo è come se diciamo, il risorgimento di questa città passi attraverso la cultura, passi attraverso un'area e una città, una comunità che ha voglia di cultura, ha voglia di riprendere un percorso di sviluppo guardando anche indietro a un grande passato, a un passato ottocentesco in cui l'Irpinia, la città di Avellino, rappresentava un punto di riferimento essenziale. Quindi grazie direttore. Grazie a voi tutti. Diamo ora la parola all'architetto Ingrid Di Tomaglio, presidente del Club UNESCO di Avellino, e chiedo a tutti di essere molto sintetici in modo che si possa rapidamente arrivare alle due relazioni. Dove mi posso accomodare? Al posto mio. Grazie, tanto il mio saluto sarà brevissimo. Quando dopo aver letto e studiato tanto sugli artisti dell'Ottocento, e su Cesare Uva, sono proprio curiosa di sapere il professor Olga come analizzerà criticamente la sua opera. Io rappresento come presidente del Club UNESCO della città di Avellino l'ufficio delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura posto nel nostro territorio e come per le iniziative precedenti organizzate dal professor Olga anche per questa abbiamo deciso di abbracciare un po' l'iniziativa perché abbiamo ritenuto fosse un'iniziativa straordinaria per la nostra città un po' perché tende a potenziare quelli che sono i prodotti culturali che io chiamo un po' i prodotti d'eccellenza Irpina a livello culturale, non a livello etnografico gastronomico come si sente normalmente. Quindi Avellino che ha dato i natali a personaggi che hanno una visibilità internazionale, insomma è una città che ha delle forti potenzialità, per cui vale la pena partecipare a questi eventi, patrocinarli, organizzarli con l'EUDAO, appunto per cogliere l'occasione di divulgare un settore culturale che spesso giace insomma, in livelli sotterranei.
E infatti mi fa piacere anche la partecipazione così folta, insomma, delle persone stasera. È un'occasione importante anche questa di visibilità per il territorio irpino, che è conosciuto sia per gli avvenimenti storici, e non sapevamo magari che fosse conosciuto anche per Casa di Natale a personaggi del genere. E il valore immateriale che andiamo ad osservare, appunto analizzando criticamente la tela, è il valore immateriale che porta avanti l'attività dell'UNESCO. Attività dell'UNESCO che innanzitutto parte dallo studio sui diritti umani, sul rispetto per questi diritti a livello sociologico e culturale, ma che poi affonda le radici territoriali attraverso questi club che nascono appunto su tutto il territorio nazionale. Il club UNESCO di Avellino insieme ad altri club ha fatto sì che potessero esserci anche delle iniziative per i giovani a livello lavorativo, o comunque ha fatto sì che potessero emergere giovani studenti. Infatti colgo l'occasione per ricordare due concorsi attivi adesso a livello nazionale: un concorso riservato alle scuole alberghiere, che è un concorso nazionale enogastronomico che si chiama Il Mediterraneo racconta, da luogo di scontro a luogo di incontro, racconti d'arte in cucina, che è un concorso bandito dal MIUR insieme al club UNESCO di Avellino e tutti i club nazionali. E il club ovviamente costituisce anche la commissione a livello provinciale per la valutazione di questi progetti. È un altro concorso importante adesso attivo, il quinto concorso nazionale sui diritti umani, aperto alle scuole di ogni ordine e grado, e appunto fa sì che ogni studente possa partecipare con un suo progetto, con un suo tema sul mondo, e dal titolo appunto Il mondo non è tuo ma di quelli che vengono dopo di te. Il mondo quindi non è di nessuno, essendo di tutti. Anche questo è bandito da tutti i club italiani in collaborazione con il MIUR. E non vi nascondo che per il 2016 abbiamo tantissime altre iniziative che verranno fuori, sia riconosciute a livello nazionale che territoriale, come appunto questa è la partecipazione all'evento di oggi organizzato da Stefano Orga. Vi lascio con i miei saluti, augurandomi una buona serata e i complimenti sempre per l'iniziativa. Grazie. Grazie Presidente Pippo Maglio. Sì. Diamo la parola al dottor Carmine Lepore di ATB Consulting. Prego. Io vi ringrazio per la parola, sta in video così guardo tutti quanti. Io voglio ringraziare il professor Orga per questa opportunità, anche se è un puri programma. Sono il dottore Lepore di Consulting, noi ci occupiamo da 15 anni di valorizzazione del patrimonio culturale. Da quando frequento gli amici del Nodao, mi appassiona il fatto di poter relazionare su artisti irpini. Ovviamente siamo abituati a parlare di artisti napoletani, artisti salernitani. Parlare di un pittore che è napoletano ma di origine irpina, io lo definirei un irpino a tutti gli effetti, perché anche se è poco conosciuto da noi, però le sue opere sono, diciamo, sparse per il mondo, vengono contrattate e vendute in America, in una cosa che si può dire, insomma, non è una cosa brutta, vengono vendute, sono diffuse in America, non in Canada, in Inghilterra, insomma, quindi voglio dire, il respiro è internazionale. La cosa bella di questo artista, come di altri artisti del 700 e dell'800 irpino, è che ritraggono delle vedute anche di Avellino, di come era l'Avellino praticamente di un paio di secoli fa. Questo ci può far prendere spunto, perché opere così ci rappresentano come era l'Avellino dell'epoca, quali erano le tradizioni, gli usi e i costumi. Quindi io leggo l'espressione artistica a quella che oggi è la fotografia, perché la pittura e i quadri ci possono dare appunto una fotografia di ciò che era all'epoca l'Avellino e di quali erano le tradizioni. Entrando ho sentito che questa rappresentazione che è qui messa in bella vista può ricordare magari questo rientro da un pellegrinaggio a Montevergine, quindi ci può far notare il legame col territorio e con quelle che sono le tradizioni culturali e immateriali dell'Irpina, che oggi vengono, diciamo, sbandierate, comunque vengono sostenute molte volte senza appello.
Io penserei, leggerei non solo Luva, ma anche gli altri artisti irpini come degli elementi di riferimento per legare il territorio a quello che è il contesto culturale. Quindi io leggo solitamente le opere locali da questo punto di vista, cioè sono un tramite per poter conoscere di più la nostra Irpinia, che purtroppo rispetto a Napoli e Salerno è poca conosciuta, ma che aveva botteghe anche andando indietro nel 600, nel 500 di artisti, e non solo di pittori, ma anche di scultori, di orafi, si lavorava la pietra, insomma, a Torre Nocelle, si lavorava le materie prime come si intrecciavano, insomma, panieri che scorrendo, e parliamo dell'arte irpina, quindi abbiamo un focolaio di artisti che operano in diversi settori. Di qua mi sto diventando da scoprire. Io spero che l'associazione, il professor Orga, continui a fare queste cose, perché è un modo come un altro per anche importante per poter dare degli spunti di riflessione su artisti irpini a 360 gradi, non solo nel settore della pittura. Io vi auguro buon lavoro e grazie per l'attenzione che mi avete dato. Diamo adesso la parola al dottor Antonio Carpentieri, consulente dell'UCSI Avellino. Prego. Io questa stasera, carissimi amici presenti, relatori, è un simposio, abbiamo detto, è un simposio. Il simposio è un po' un prolungamento della passeggiata per il corso, come Avellino. Noi ci conosciamo con tutti quanti voi. Ci vediamo davanti ai bar, davanti ai vari monumenti di Avellino, ai vari palazzi di Avellino, ci facciamo la passeggiata e parliamo di tante cose, con voi ci conosciamo. E stasera, invece di farci la passeggiata per il corso, invece di fare la solita chiacchierata sulle nostre cose quotidiane, della partita, della politica, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di proporvi una riflessione nuova, ma una riflessione, diciamo, che poi è semplice, nel senso che sono cose scontate, perché l'arte, la bellezza dell'arte, la bellezza dei quadri di Luva, dunque, quello che ci sta in questa sala ad esempio, è anche la semplicità di questa espressività nuova e colorata dell'artista, della realtà avellinese e delle realtà in generale, perché l'artista è uno che vede la realtà e però la esprime con una tecnica particolare e riesce a lanciare un messaggio particolare. Il messaggio di stasera che vorremmo proporre è quello di una sensibilizzazione maggiore nella comunità avellinese sulle problematiche dell'arte e della cultura. La dobbiamo proporre noi, scusate del senso un po' polemico della cosa, però la dobbiamo proporre noi in assenza di altri interlocutori che dovrebbero invece essere più presenti e non lo sono. Il Teatro Gesualdo, per esempio, propone una serie di incontri, una serie di cose e fa con l'organizzazione complessa che c'ha intorno, fa anche dei bei spettacoli, fa delle belle cose, verrà a parlare di Caravaggio Sgarbi, quindi è una grande cosa sentire Sgarbi parlare di arte. E però è sempre spettacolo. Invece la cultura deve essere qualcosa che viene dal popolo, che viene dalla
quotidianità. E qual è la quotidianità? La quotidianità è quella nostra di questa sera, è quella senz'altro degli incontri di cui parlavamo prima, ma la cosa importante è la scuola. Stasera siamo qui in una scuola particolare, diciamo, è la scuola che aiuta quelle persone che sono un po' in difficoltà e vengono aiutate, vengono messe su un percorso culturale, pur se stanno un po' indietro, vanno avanti. E questa è una missione importante in generale, aiutare gli ultimi, aiutare chi sta indietro a portarsi sullo stesso passo degli altri. Quindi a questo punto noi che siamo un po' indietro rispetto alle conoscenze di UMA, aspettiamo le relazioni del professore Org per capirne qualcosa di più. Grazie dottore Carpentieri, e questo è anche uno stimolo, insomma, per le amministrazioni operanti sul territorio, sui temi della cultura, a riscoprire anche un po' le nostre radici, come noi con molta umiltà stiamo cercando di fare, e con costi, diciamo, irrisori o nulli. Allora, darei la parola al dottor Pasquale Lucanacca, presidente del gruppo Facebook Artisti Irpini. Prego. Buonasera. Allora, io ringrazio ancora una volta Stefano Orga e chi ci ha ospitati qui, e faccio un saluto a tutti quanti, una bella platea, mi fa molto piacere perché, insomma, Cesare Uva, mi sto rendendo conto che era un gran pittore. Purtroppo uno se ne rende conto sempre troppo tardi, però, come dice il proverbio, non è mai troppo tardi, perché è il primo Cesare Uva di una serie di artisti irpini, viventi e non, ma molto importanti. E mi fa molto piacere che Stefano abbia fatto un calendario così ricco di eventi, perché poi ce ne sarà un altro a fine febbraio, ve lo dici, il 27. Il 27, sabato, con Eli De Russolo della Pro. E questo per arrivare a che cosa? Questo è un modo per conoscere Avellino, l'Irpinia. Non nego che, insomma, sia con il gruppo Facebook, ma con associazioni vere e proprie, ormai si sta incanalando in quella direzione, che per me è quella giusta, e credo che gli altri qui presenti concordino con me. Ricordo a tutti che Cesare Uva è soprattutto intitolato una via, una traversa via tagliamento, perché quando ogni volta che la percorro, quelle poche volte, insomma, la prevedisco, perché non è possibile che un artista del genere venga dedicata una via così un po' nascosta, cioè deve avere una sua rilevanza, e credo che questo discorso non vada fatto soltanto per Cesare Uva, ma per tanti altri artisti, in senso lato intendo, che hanno dato lustro a questa provincia, a questa città. E per me è una vergogna che devo dire proprio platealmente, com'è possibile che l'anno scorso non è stato per niente ricordato, correggetemi se mi sbaglio, Oscar D'Agostino. Cioè non è possibile che personaggi di questo rilievo, che hanno fatto la storia dell'Irpinia altrove, ovviamente perché erano altri temi, ma non è che ci discutiamo più di tanto, per niente, ricordate. Ma potremmo fare un elenco lunghissimo, quindi passando per la scienza, per la pittura, la scultura, diciamo che si va troppo più per i nomi eccellenti, quindi i vari Carlo Gesualdo, che tra l'altro non è neanche nato qui, per Francesco De Santis, e potremo andare avanti così all'infinito. Quindi io un appello che faccio a tutti è iniziare verso l'amministrazione comunale di Avellino, e non solo quello. Cioè, se avete intitolato delle strade o delle piazze o dei palazzi, che dir si voglia, ma volete anche mettere dei cartelli che indichino un po' chi erano queste persone, perché francamente io quando vado in una via non so chi era questo via Nicola Santangelo, non so chi era via Rocco Scodellato, per dire anche di persone che non sono di Avellino. Cioè, ci rendiamo conto in che direzione stiamo andando. Quindi fortunatamente io ancora una volta smetterò mai di ringraziare Stefano, perché era un mio desiderio fin da qualche anno fa, insomma, parlo di 2 o 3 anni fa, perché io vedevo tutto questo e dico, ma è possibile che noi dobbiamo andare
fino a Firenze, a Roma, a New York, a Milano, a Parigi, quando non sappiamo niente della nostra provincia, della nostra terra. Quindi io rinnovo in bocca al lupo grandissimo a tutta l'organizzazione e a continuare avanti di questo passo. Grazie. Diamo la parola a Don Capaldo per un breve saluto, anche da posto, se preferisce non andarsi, direttore ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Avellino, lo ringraziamo perché è sempre presente ai nostri incontri. Per noi è una guida spirituale e di grandissima saggezza. Mi sento onorato. E quindi mi compiaccio vivamente perché è tutto quello che è arte, ci eleva. Peccato che purtroppo non c'è sempre la capacità critica, la cultura necessaria per distinguere l'arte vera da tante altre cose che hanno un po' dietro, quindi sono soltanto delle mistificazioni. Ora, ecco, questo comporta anche perciò la riflessione, il confronto, no? Questo per quanto riguarda il passato, che è un po' già consacrato, è vero, il successo che queste opere hanno avuto, però se noi guardiamo avanti, come giustamente diceva anche l'amico Luca Pasquale, noi ci auguriamo, è vero, che le tradizioni non sia soltanto un rimpianto del passato, ma che possa veramente incoraggiare e spingere nuove tradizioni diciamo che umane quando più possibile queste antiche glorie. Grazie. Allora, sono venute tante proposte, tanti spunti di riflessione e quindi da questi interventi anche diciamo qualche critica tra virgolette, ma insomma il nostro spirito è quello di cercare di appunto dare una mano con molta umiltà, contribuire a fare cultura. Diamo ora la parola al dottor Angelo Cutolo, cultore di storia locale, che tratterà il tema un pittore napoletano di origine avellinese. Prego dottore Cutolo. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti e mi avvio direttamente per i lavori in modo tale da non sottrarre più altro tempo. Cesare Uva è conosciuto come pittore dell'Ottocento soprattutto per i suoi paesaggi campani, campestri, farine, vedute di città sia di Avellino che di Napoli che di Pompei. Tuttavia, pur essendo nato ad Avellino, è considerato napoletano e diciamo che in un certo senso lo divide a tutti gli effetti. Tanto è vero, lui circa due terzi della sua vita li passò appunto a Napoli. Cesare Uva, Cesare Uva è un pittore. Cesare Uva, stavo dicendo che è un pittore comunque da noi molto conosciuto soprattutto per quanto riguarda la veduta di Piazza Libertà, il cui vero titolo si apprende direttamente leggendo l'opera per chi ha potuto vederla da vicino ed è appunto Veduta del Largo di Avellino presa dal palazzo vescovile e continua con la scritta con Cesare Uva P puntato non sappiamo il motivo per cui ci sta, ma sicuramente sarebbe per pittore e nacque proprio ad Avellino il 16 febbraio 1886 e oggi appunto voglio dire che siamo a 130 anni dalla sua morte, infatti morì il 16 febbraio 1886. Cesare Uva nacque ad Avellino l'11 novembre 1824 da Mariano Uva e Lucia Argenio. E una caratteristica che poi vedremo che spesso capita
nei momenti in cui si trasferirono a Napoli, la mamma stranamente divenne Lucia d'Argenio, con la D apostrofata, cosa che spesso capitava trasferendosi e i cognomi venivano in un certo senso modificati, un po' perché non si capiva bene la scrittura, un po' per le questioni della cultura dell'epoca. Una cosa caratteristica è che il piccolo Cesare Uva fu battezzato il giorno seguente alla sua nascita, e ciò per due motivi: perché allora era molto alta la mortalità infantile, e per cui si cercava di battezzare i bambini al più presto, proprio per evitare che morissero senza ricevere i doni del battesimo, ma soprattutto perché era prassi farli battezzare subito, in quanto era molto diffusa la voce che battezzare un bambino entro le 24 ore permetteva ad un'anima del purgatorio di salire direttamente in paradiso. Cesare Uva trascorse la sua infanzia tra l'arco dei tribunali, la terra, la Nofara, il ponte della Ferriera. Infatti abitava in via Sant'Antonio Abate, una delle strade, o per meglio dire uno dei quartieri più popolosi di Avellino di allora, e si avvicinò all'arte pittorica proprio spinto dal padre. Infatti il padre era un pittore ornamentista ed era anche un celebre decoratore che si trasferì da Montefusco ad Avellino nel momento in cui Montefusco perse il titolo di capoluogo e di conseguenza divenne Avellino capoluogo, ed era un modo per allargare i propri orizzonti lavorativi, e spinse un po' tutti i figli maschi all'arte pittorica. Tanto è vero, oltre a Cesare, anche Angelo Uva, fratello, divenne un bravo pittore, e come Cesare Uva si trasferì a Napoli. Scusa un attimo. Allora, Cesare Uva, ventenne, andò a vivere a Napoli, prima per poter lavorare, o perlomeno per migliorare la propria arte pittorica presso la bottega di Gabriele Smargiassi, e poi dal 1850 frequentare la Reale Accademia del Disegno, l'odierna Accademia di Belle Arti di Napoli, grazie al pensionato provinciale che ottenne per i meriti riconosciuti nella mostra d'arte irpina del 1848, in cui espose Albero invecchiato, che, come leggiamo da questa slide, ebbe grande successo e anche nella critica di allora. E quando Cesare Uva si trasferì a Napoli, l'Accademia... Non si è visto l'altro invecchiato. Non ci sono immagini, perché l'opera non è stata più reperita o ritrovata. Tanto è vero, vi è rappresentato subito dopo quella che era, quando Cesare Uva si trasferì a Napoli, l'Accademia dove lui studiò, perché da principio l'Accademia era presso la chiesa di San Giovanni Battista delle Monache a Napoli, e dato che Cesare Uva studiò in questa Accademia sino al 1857, sicuramente lui studiò soltanto in questo edificio e non dove venne trasferito in seguito, che poi attualmente è il Museo Napoletano. Tanto è vero, la Reale Accademia fu istituita nel 1752 da Carlo III di Borbone, e soltanto nel 1864 fu trasferito nel Regio Palazzo degli Studi. Nel
Nel 1855, appunto, come abbiamo esordì con l'opera Veduta di Avellino con Ponte, ma nel 1858 iniziò a viaggiare per il Regno di Baviera e grazie a questo suo viaggio dipinse le Delizie di Baviera, che oggi è conservata presso la Reggia di Caserta. Nel 1862 eseguì una festa al Chiatamone, opera ugualmente che attualmente sembra sia dispersa. Di sicuro nel 1862 presentò alla prima esposizione della Società Promotrice di Belle Arti Salvator Rosa di Napoli La Foresta Nera e il Paesaggio. E questa prima esposizione fu onorata dalla visita del re Vittorio Emanuele II. Quando si fu istituita questa associazione aveva uno scopo molto particolare, infatti furono aboliti sia premi che le medaglie, proprio perché c'era l'intenzione di rendere il più noto possibile gli artisti che vi partecipavano. Tanto è vero, in questa prima occasione furono venduti tutti i quadri ad eccezione di un quadro di un giovane artista che rappresentava una decapitazione e i vari partecipanti decisero di fare alla buona una colletta per acquistare anche l'ultima opera in venduta. Nel 1864 dipinse Grotte di Seiano e Capri Vista da Massa Luberenze e nel 1877 ritornò ad Avellino, dopo naturalmente aver viaggiato per varie città sia d'Europa che d'Italia, un po' per rendere, cioè più che per rendere, era per apprendere le nuove nozioni che si diffondevano in Europa, tanto è vero fu a Parigi, a Vienna, a Londra e in Svizzera e nelle grandi città d'Italia, infatti fu a Roma, Torino e Venezia. Ritornò a Napoli dove si stabilì in seguito al matrimonio con Antonietta Andreani, dalla quale non si sa però se ebbe dei figli, e prese casa al Vico Ischivella numero 1. Nel 1877 ritornò ad Avellino in quanto insieme al fratello ebbe modo di restaurare il teatro comunale di Avellino, attualmente distrutto. E in questa occasione sembra che restaurò anche degli acquerelli presenti presso il palazzo della prefettura, e in questa occasione viene anche ricordato nel viene appunto ricordato nel supplemento delle 100 città d'Italia dedicata ad Avellino. Soltanto il suo nome stranamente non viene riportato come Uva ma come Ura. Okay, avanti. Allora, nel 1880 aprì una bottega di restauro e di antiquariato e di pittura insieme ad un lontano nipote, Giovanni Battista, in via di Ghiera di Chiaia al civico 266. Qui vendeva dei dipinti sia suoi che del nipote, ma anche di altri artisti dei napoletani. E presso questa tale bottega andò anche a scuola il nipote Giuseppe Uva, che diventerà noto col nome di Bettino e divenne anche il promotore e uno dei protagonisti del quartiere latino di Napoli.
Nel 1883 inviò presso l'Esposizione Nazionale di Belle Arti di Roma Le Tempeste, Le Tempere, Foresta in Primavera e Ritorno dalla Festa di Montevergine al Tramonto, che appunto è quella presente in questa sala. Partecipò anche ad una mostra di belle arti a Milano, dove presentò i dipinti Ritorno dalla Festa, Una Foresta in Primavera e Il Tramonto. Nel 1800, negli anni 80 del XIX secolo ottenne la croce di cavaliere di Santa Sede da Papa Leone XIII per meriti artistici, avendo dipinto la Madonna della Neve, un olio su tela, per la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, oggi nel Carmine a Montefredene, in provincia di Avellino. Ma sicuramente aveva già dipinto qualche altra opera sacra presso qualche altra chiesa. Il Papa in realtà sembra che ebbe modo di osservare invece il quadro, la processione di San Guglielmo a Montevergine, e voci di allora dicono che ne rimase molto entusiasta. Ma in realtà chi propose Cesare Uva per questa onorificenza fu l'abate di Montevergine, Dom Raffaele De Cesare, che ritrasse nel gennaio del 1850, quando l'abate aveva all'incirca 87 anni e quasi sicuramente alcuni giorni prima che morisse. Quest'opera è conservata presso l'abbazia di Loreto a Mercogliano. Cesare Uva morì a Napoli all'età di 61 anni per congestione cerebrale, si scrisse allora. In realtà diciamo che morì per ictus il martedì 16 febbraio 1886, assistito dai suoi familiari e dall'amico Giuseppe Buzzone, il quale fu anche testimone all'atto di morte, dove appunto dicevo che fu la madre fu registrata come Lucia d'Argenio e non Lucia Argenio. E le esequie mossero alle ore 10 del 18 febbraio 1886 da Vico Ischidella a Chiaia numero 1, dove abitava. E questa notizia venne riportata dal bungolo di Napoli il numero 51 del 20 e 21 febbraio 1886 e di ribalta venne presentata anche sulla Sentinella Irpina numero 6 del 21 febbraio 1886. E il filone più ricco di Cesare Uva è costituito, come vedremo da questa carrellata, da paesaggi campestri, lacustri, marini. Infatti, come si nota, si dedicò molto a ritrarre i paesaggi. E come vedute del Vesuvio, in realtà, anche se alcune sono state disperse, grazie al catalogo che riporta le opere possedute negli anni di vita del pittore, sicuramente vi sono anche delle vedute notturne e non solo diurne del Vesuvio. Questo catalogo ci fu proposto da Gonsalvo Carrelli, il quale appunto redisse le opere possedute dal notaio napoletano Gaetano Zizzo. Mentre piuttosto rari sono i ritratti di questo artista, tanto è vero, voci inerenti a questa situazione è che l'artista non si dedicò mai a fare dei ritratti da vicino, ma soltanto delle figure di riempimento di quelle che erano i paesaggi.
e dipinse soprattutto su cartoncino, molto più, molto meno su tela, stoffa e raramente sul legno. Tra le tecniche ampiamente utilizzate, come tutti gli artisti dell'epoca, c'era il guazzo, seguito dall'acquerello e dalla tempera. Ma fu un molto bravo, soprattutto con i lavori all'acquerello. Allora, il comune di Avellino, come si diceva in precedenza, ha dedicato appunto una strada a Cesare Cuva, e quella evidenziata in giallo per ricordare appunto questo nostro conterraneo divenuto famoso nel napoletano. E potrei anche